Sabato 11 febbraio 2023, sono le 10.07, qui in diretta dagli studi di Bember Radio. Sta per cominciare la 188esima puntata nel ventre di Muzza. Centottantottesima puntata nel ventre di Muzza, quindi data dagli studi di Bember Radio, via Galilei 3, Casa Pusterlengo, in provincia di Lodi. Questa sera più che mai sono contento di avere al mio fianco il buon Foy. Bella Gian, ciao. Che è stata una sorpresa, diciamo. Dovevo esserci, ci sono. Grandissimo Foy, questa sera seratona. Seratona, anche se, lo dico già, il mini market è chiuso. Cioè, già apriamo 15 minuti a settimana, e sta settimana già ce la sono. Vuol dire che la settimana scorsa hai fatto festa. Ho fatto affari grandi con te in negozio, come sempre. Vabbè, non vedo il buon Stevie questa sera, però sarà in giro. C'è, perché vedo già la tavola lì pronta. Sta prendendo forma. Partiamo con le novità. Entused, che sono passati a metà gennaio, sono stati i primi a suonare con i nostri studi nel 2023, è uscito il 10 febbraio, quindi ieri, il loro nuovo singolo Blondie, quindi ascoltiamolo, dai, c'è anche un video. Erano gli Entused, andate a vedere il loro video su YouTube, lo trovate, Blondie, è appunto uscito ieri. Altre novità, questa qua è bella, grandissimo, The Wise, non so se l'hai visto. Ma allora, se io il pezzo non l'ho sentito, però se è lo stesso che lui fa in versione unplugged su Instagram, non so se hai visto. No, questo me lo sono perso. Ha fatto un post dove lui cuffiato suonava sto pezzo, però cioè, con la chitarra elettrica...
No, no, cuffia, su Instagram me lo son perso. Sentito questo EP, perché è un EP praticamente. No, un EP, scusami. È uno split di quattro. Era quello da cui avevamo preso Merda per tre, no? No, è un altro ancora. È uscito proprio questo qua, è uscito anche questo il 10, quindi ieri. C'è. Allora, split per quattro, cioè Beta Maximo, The Wise, DB Ramon e Emitter. Ah, in quattro sono. In quattro. Pezzi, due pezzi a testa, sono otto pezzi questo EP. La copertina è figa, è bello, in cassettina. Escono, allora, è targato... 8TK? San Clemente, California. Non so poi effettivamente da dove arrivi. Perché... San Clemente, sud della Germania, probabilmente. Non lo so, però mi fa stranissimo questi split che sta facendo Theo Wise. Comunque, allora io questo lo devo ancora ascoltare, però Merda per tre, lui è schitarratissimo ultimamente, anche questo pezzo che ci ascoltiamo. Allora, ci sono due pezzi, l'altro in un pezzo c'è il tastierino. Ok, quindi... Questo è... Theo che il tastierino l'ha introdotto prima che diventasse di moda, ricordiamolo, lui lo usava già, quindi... Questo... Guarda, ascoltiamolo, così va bene. Esperto. Dal buon Theo Wise, che vabbè, anche appunto tastierino dicevi sotto, tastierino sotto, c'è, sotto, è vero, sotto, è vero, sotto. Tastierino c'è, però pezzo, dai, questo qua è un pezzone, gran pezzone alla Theo, sì. Va bene, quindi abbiamo fatto suonare subito la sigla di One More Song e ospiti per questa sera abbiamo il Silenzio delle Vergini. Grazie, ciao. E tra l'altro questa sera abbiamo un solo elemento della band a rappresentare tutta la band praticamente. Sì, mi hanno spinto volutamente qui in provincia di Lodi per rappresentare la band, insomma. Va bene, tra l'altro allora questa sera sei qua perché è da poco uscito il vostro quarto disco, giusto? Sì, è uscito il 13 gennaio La Chiave di Berenice, era uscito circa un mese prima il 2 dicembre Berenice, che è il pezzo che
penso che ascolteremo adesso, quindi esatto, ho già quindi anticipato quello che sarà. Guarda, guarda, l'avrei fatto annunciare a te, ti stavo girando il PC anche per dirti, guarda, no, è questo. No, stavo guardando proprio perché era già lì pronto per essere mandato, quindi sì, è uscito poco tempo fa e quindi sta andando bene, quindi speriamo che continui così. Dai, ascoltiamo subito il pezzo. Vai. Ok, rientriamo in diretta con il Silenzio delle Vergini. Dato che sei tu qua a rappresentare la band, spiegaci appunto come è formata, chi siete, chi c'è all'interno della band. Allora, io sono il chitarrista, poi abbiamo Cristina Tirella, la bassista, e poi abbiamo Marco Costaioli alla batteria. Quindi siamo un power trio, diciamo così. Proponiamo quello che avete ascoltato adesso, che è una sorta di noise, diciamo, con delle parti anche melodiche e recitate. Ah, interessante questa cosa ma cioè recitata anche diciamo proprio durante il live? Sì, diciamo che ci spingiamo anche durante il live a recitare comunque delle parti come quelle che avete appena sentito, facendo anche dei contrasti tra i testi che sono abbastanza tosti con la musica che può o la base che può essere anche abbastanza suadente. Testi scrivi tu? No, i testi li scriviamo in tre, anche Marco è un ottimo compositore, anche Cristina ovviamente, e quindi siamo un trio e una band a tutti gli effetti. Voi dov'è che siete locali? Perché io ho scritto Milano, poi ho visto che anche sul tuo profilo tu sei, cioè, noi siamo, sei, allora vediamo, allora abbiamo come base Bergamo, poi io vengo da, e Cristina veniamo da Bergamo, il batterista viene fuori Bergamo, e quindi diciamo che più o meno ci addentriamo nella zona tra Milano e Bergamo, diciamo così. Ah, dai, quindi non è che ho sbagliato. No, non hai sbagliato, anzi, hai localizzato bene la zona, insomma.
Va bene, dai, altro pezzo, cosa ci andiamo ad ascoltare da questo disco? Allora, Alba Warden, che vedo anche lì sul monitor, è stato il primissimo singolo che è uscito ancora precedente a Berenice, e quindi parla anche questo di cose molto particolari, soprattutto della tematica del viaggio, ecco. Vai, ascoltiamo. Teniamo sotto come base il pezzo. Torniamo al disco. Come si può trovare? Cioè, è uscito in che formato? Allora, è uscito sia in formato fisico che ovviamente in formato digitale. Cliccando Il Silenzio delle Vergini lo potete trovare ovunque, su Audio Globe, che tra l'altro è uno dei principali riferimenti, però lo potete trovare anche su altri siti digitali, insomma. Poi fisico ovviamente a richiesta, e anche venendo ai nostri live lo diamo fisicamente proprio in mano, insomma. Chi è che ha curato la copertina? Ilaria Passiatore, che è anche una delle cantanti che ha partecipato ai cori di alcuni brani, tra l'altro quello di prima che avete ascoltato, Berenice, ed è stata molto brava, perché è una bella copertina, insomma, almeno secondo noi. Ma il formato fisico, quale formato? Formato in CD per il momento, CD? Sì, però stiamo anche pensando di magari di farlo in vinile, insomma. Con i solchi. Sì, sì, okay. Sarebbe una bella idea, perché comunque il vinile ormai è tornato di moda, il CD sta, sì, proprio alla decadendo. Grande. Avete concerti in programma prossimamente? Allora, suoneremo il 18 alle Cave Art a Sanremo, suoneremo al Bloom il 3 marzo e suoneremo alla Mega Ditta l'11 marzo, e poi chiuderemo questa fase delle date al Rock Centrale di Erba il 24 marzo.
Questo vi occupate se, tutto voi di date o avete un'agenzia? Abbiamo avuto contatti con delle agenzie, però abbiamo preferito per il momento continuare da soli sul fattore date, insomma. Ricordiamo i contatti per ascoltare la vostra musica. Ok. Comprare, si possono comprare. Sì, sì, ovviamente sì, andando su Audio Globe e cliccando Il Silenzio delle Vergini trovate sia il precedente disco Fiori Recisi che questo uscito da poco, La Chiave di Berenice. Poi anche digitando Il Silenzio delle Vergini trovate tutto ovunque, insomma. Va bene, dai, noi vi ringraziamo per essere passati grazie qua nei nostri studi. Chiudiamo ascoltando sempre con un pezzo tratto dal vostro ultimo disco, annuncialo tu. Anastasia, un pezzo, l'ultimo brano del disco. È insomma proprio l'ultima traccia del l'ultima disco. L'ultima traccia, dai. Sì. Grazie ragazzi. Yeah. Grazie. Passiamo da One More Song agli ospiti principali della serata, ai nostri microfoni, abbiamo Brutto. Al giro di presentazione, avvicinatevi ai microfoni, giro di presentazione, chi siete, cosa fate all'interno della band? Dai. Riccardo Tosoni, bassista della band. Io sono Ziglio, suono il flauto traverso e anche la chitarra. Vabbè, io sono Federico, suono la batteria. Andrea, chitarra e voce. Tra l'altro qua il Bontoso di fianco mi è già passato tempo, quanto tempo fa nei nostri studi? Era il 2018 con i Nils. 2018?
2018, sì, con Inis ero venuto a trovarvi. Quindi ben 4-5 anni fa. Cioè... E 4-5 gruppi fa, perché è un continuo cambiare, però non si molla mai. Ottimo, dai, l'importante è quello. Va bene, non vi rubiamo tanto tempo, vi lasciamo andare a preparare in studio se voi siete pronti per suonare. Oh yes, tanto poi parliamo nella pausa siga dopo il vostro live, quindi adesso ascoltiamo un pezzo e poi sentiamo voi il live. Andiamo a attaccare banda. Buon, yeah, grandi. Ok, dai, allora andiamo avanti, mettiamo subito un pezzo. È uscito il 3 febbraio, loro sono i Bone House, Paul Revere, vai. Del momento del live nei nostri studi, Brutos. Thank you.
interrogación, hipnote de Italia, hipnote de Italia, Italia noviembre 3, Universidad, whisky, interrogación, Nicaragua 3, Hotel Universidad Washington. Italia número 3, Hotel Universidad Washington. Buenos días, señal bajita, ¿eh? Está la propagación muy rara. Está muy rara la propagación. Aquí en la estación de Andorra, repito, Canadá, número 3, número 1, Yankee América. Mi nombre es Miguel. Yeah.
We'll be right back.
Ok, rientriamo in diretta, ci troviamo con la band, poi per la pausa siga andiamo avanti con la musica. Altra novità, è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo e video dei Drala. Loro hanno anche annunciato una tournée europea che inizierà proprio il 14 di febbraio. Listen to me, mate. There's nothing to it. Just when you start to sing, lips in. Lips in. Still, it crumbles still. Spits on its axis, it hits an anvil. Ok, questa era Drala, andiamo avanti con ascoltiamo ancora un pezzo tratto da quell'EP che abbiamo parlato prima all'inizio con Theo Wise, l'artista preferito del King, del King. Allora l'EP, appunto, lo split, non l'EP, lo split per quattro, di solito split c'hai, cioè, due, esatto, band qua, ce ne sono quattro, due pezzi a testa, e in mezzo a questi quattro artisti che, appunto, che ci sono su questo EP, c'è questo DB Ramon D-Beat Ramon, I So. Io ho scelto questo pezzo che secondo me, vabbè, Ramon, i Ramones si sentono, però ascoltiamolo, vai. I'm sorry.
Ultramon, dai, com'è sto pezzo? Dai, ci sta. Pezzone, proprio, pezzone. Sì, dai, questa cassettina, se, ma... la, se l'avessi avuta nel mini market, no, nel l'avresti messa nel cestino. Esatto, sì, l'avrei comprata sicuramente. È chiuso, vado la compro da Bandcamp. Sì, da, direttamente a Bandcamp. Settimana prossima riapre mini market, prezzi ovviamente spero rincarati il doppio, perché da recuperare i 15 minuti di chiusura. Ho capito, va bene, dai, entriamo dritti per la pausa siga con la band. La band che è tornata qua dritta, bella sudata dal live. Com'è andata, ragazzi, di là? Bellissimo, ci siamo divertiti di brutto. Bella temperatura, sì, sì. Un casino davvero. Ma tra l'altro voi siete arrivati questa sera attrezzati di luci, poche band hanno portato fino ad ora le luci, e a noi fa sempre piacere, sì. Però quando la band porta, cioè attrezza la sala, sistema la sala, come, quindi capita spesso di andare a suonare in posti che magari non sono troppo attrezzati, e quindi ci portiamo dietro. Quindi ci ha detto che noi non siamo attrezzati. Ma questa è una radio, questa è una gran radio. Lo facciamo per aumentare i consumi energetici, per questa politica ambientale contro l'ambiente che noi sosteniamo. Giusto. E viva l'asfalto, e non posso anche. Però comunque, giusto per noi non siamo attrezzati. Non siamo attrezzati, cioè, no? Chiariamo è una, queste è una cose. Realtà, no, è noi è una cosa, ma è quindi una... le volete, eh? Presto, ve le noleggio. No, allora, chi ci segue da ormai da 6 anni sa che sì? Ci stiamo costruendo pian piano nel tempo. Ci distruggiamo, perché poi la roba è un po'. Però temporanea, no? Esatto. Che ti distruggi, ti costruisci, mantieni l'equilibrio. Esatto. Vabbè, comunque pian piano cerchiamo sempre di crescere, esatto. Ogni tanto aggiungiamo qualcosa. Però appunto quando ci arriva il sostegno anche dalla band, e soprattutto, cioè, è apprezzato anche perché la band porta un po' del suo stile, gusto, esatto, che porterebbe noi, in un live. Noi potremmo avere delle strobo fisse, ma non tutti apprezzano la strobo, cioè. Esatto. Se volete possiamo farvi anche dei cartongessi, eh? Ma anche quello se servono, facciamo anche questi servizi. Un cartogessista? No, no, perché avevo proprio bisogno di un cartogessista. Alla bisogna faccio anche quello. Ah, ok. Devi fare il cartogesso a casa? Sì. Ah, ecco, no, infatti vedevo che eri abbastanza interessato. Dicevo, sì, no, stasera abbiamo fatto vedere i modelli di lampade. Ok, se gli interessa. Perché legato al cartongesso poi ci saranno tutti i faretti da legare, da attaccare sotto, quindi è tutto, tutto. Vabbè, dai, chiudiamo questa. Tornando alla band, a proposito di live, avete live in programma prossimamente? Sì, ma io non li ricordo, li ricordi tu? A Cremona, all'Arcipelago. 30 aprile. No, il 15 aprile. Ah, se tu vuoi andare il 30, Rebbe. Beh, io andrò anche il 30. Sì, la facciamo in 4, quindi pensiamo di farla in 4 giorni separati, la data, per aumentare i live. E poi poco altro. Si cerca date, concerti, salta fuori poco. Vediamo quello che succede. Beh, l'anno scorso è stato secondo me è stato un bell'anno invece per i live, perché si sta rimuovendo ancora la scena che era ormai secondo me assopita, e non lo so, sono molto fiducioso per questo 2023. Secondo me c'è solo da aspettare, poi adesso noi stiamo preparando anche il lavoro nuovo, per cui cerchiamo anche un po' di rimanere in stanza il più possibile, per evitare di creare qualcosa che poi sia disomogeneo sotto la cifra stilistica, perché se ti allontani molto dalla scrittura porti un'energia dal live in sala prove che poi non è quella con cui avevi lasciato la sala prove, quindi sì. I suoni li metti a posto, ma i musicisti son quelli, no? E quindi cerchiamo di concentrarci in questo periodo su questa cosa qua. E poi perché in sala prove comunque noi stiamo bene, riscaldata, abbiamo delle luci bellissime che possiamo, ripeto, noleggiare. No, però stiamo anche cercando adesso di fare qualcosa all'estero. E
Beh, l'estero secondo me per il vostro genere è ma in realtà l'estero è anche un passo interessante perché affiata molto il gruppo, e o lo distrugge o lo affiata, per cui è un grande test questo. Vabbè, sì, sicuramente il nostro obiettivo è quello di scioglierci all'estero e per avere il maggior disagio possibile nel ritorno. Partire in camper e tornare con i mezzi. Ognuno con un mezzo diverso e qualcuno si fermerà per sempre là, si rifà una vita, perché in no Belgio. Fare il cartongessista in Belgio, esatto. anche sì sì. E quindi non lo so, di qualcosa tu Andrea, che ci fa sempre piacere far parlare la voce femminile. Io l'unica cosa che posso dire voce femminile la cosa che la posso campana. Dire volevo metti un po' di voce in spia, metti un po' di voce in spia prima voce, e poi vorrei salutare il ristorante Pov Manger che mi ha regalato questa maglietta, quindi devo salutarlo. Robert e il suo staff, là trovate le patate migliori di Cremona. No, quindi la patata è la patata. Che marchettata, che marchettata, proprio grande. Ma è tutta nera la maglietta o c'è dietro anche qualcosa? C'è la patata dietro, no? Cioè, la patata è dietro. È fatta in fibra di amido. Gliela consigliamo. Quello sarebbe stato. In realtà, questa maglietta è tutta in fibra di amido e quindi tra poco si scioglierà. E questo è il grande svantaggio della maglietta. Del gadget del Pop Manger. Sì, come potete vedere. Adesso noi quest'anno stiamo lanciando il nuovo dress code dello Stoner, che è suonare in vestaglia per un maggior comfort. No, ma è notevole, cioè, no, dovreste tutti sì, stiamo lanciando questo nuovo outfit. Adesso nel nostro merchandising stiamo lavorando appunto per inserire le vestaglie, i grembiuli, in modo da le supposte anche, sì, in modo da sì, e da avvicinare anche il pubblico delle MILF, che in questo modo possono anche loro acquistare sicuramente un articolo che le può interessare, come il grembiule o la vestaglia o le supposte. E quindi la supposta. Ah, ok, infatti chiedevo la supposta. Sei già interessato alle supposte? Sei già interessato alle supposte? No, no, pensavo il collegamento MILF e supposta, cioè. Beh, le usano. Sono in promozione con le strobo, se vuoi. Le supposte. Allora, non ho visto supposte nella tavola del buon Stevie, però ho visto delle dita forse che possono avere quell'utilizzo. Potrebbero essere utilizzate allo stesso modo. Stevie, dai, vieni qua con noi, Steve. Steve sta intrattenendo relazioni. Stavo discutendo con gli amici che vi hanno preceduto nella rubrica. One more song. Avvicinati al mito. Okay. Okay. Cosa devo dire? Allora, no, stavamo parlando della tavola. Perché rock and roll, praticamente l'unione fa la forza. Ogni dito, ogni osso è un'unità pensante che però nella mano, no, come i famosi, no, muristi di una volta, no, che nel pugno ritrovavano la loro forza, allo stesso modo la mano racchiude queste ossa che sono la forza del rock and roll. No, bene. Dai, allora non va più bene come utilizzo. Perché? Perché ho toccato un argomento politico. No, stavamo parlando di supposte, ho visto delle dita, ho detto. Ma guarda, hai colto nel segno, perché noi la chat del gruppo non è Brutus, ma è Octoman. Il nano ottomano. Le beccate. Dove le prendi queste informazioni, Steve? Cioè, chat private. Brutus. Cioè... Brutus. Io volevo fare qualcosa con Brutus. Però mi sembra troppo scontato. Beh, però nella tavola hai messo la vestaglia anche. Hai messo la vestaglia anche nella tavola. Sì, certo, perché fa parte del dress code. No, la vestaglia l'ho vista adesso, perché se vedevo la vestaglia prima, facevo solo lui. Bellissimo. Le somiglianze, non so se ci sono, no, ma ci sono, bellissimo. Chitarrista lì, dov'è? Qua c'è lui, no, c'è anche lui. Siete ben... no, e questo ben... che non sono riuscito tanto a vedere, però lo vedo adesso. Ma non ti sei perso però, un cazzo. Però io preso... l'espressione corrucciata col fuoco. L'espressione corrucciata. Sì, che messaggiava prima tutto. Tutto... Sì, tu sei lo vedevo in realtà stavo litigando col cantante. Di dove siete voi? Segretamente. Dove siete? Io vengo da un posto che è vicino a Casal Pusterlengo. Però è anche vicino a Codogno, che però è Maioca, anche vicino a Pizzighettone, Vittadone. Che però è talmente lontano che a questo momento mi vergogno a dirlo. Non ci siamo mai visti. Io arrivo da Grumello Cremonese. No! Grumello. Io
cazzo, amo quelle zone, ho abitato a Crotta d'Adda. Guarda, io ho... Io venivo alla posta di Corumello, alla stazione. Pochi giorni fa io con i miei amici abbiamo dichiarato guerra proprio a Crotta d'Adda e questo sappi, te lo dico già in anticipo, che arriveranno dei cavalieri al vostro borgo con le supposte a spaccar... ma tu devi tornare. Devi difendere il feudo. E ci stiamo coalizzando con Santa Maria di Sabbioni adesso, perché abbiamo bisogno comunque di persone e pian piano stiamo salendo. No, io sono in realtà l'unico cremonese, gli altri sono di Piacentini, che sappiate odiano i lovigiani, quindi lo sapete. Sì, no, quindi è reciproco. Saputo, e quindi essendo che anche noi cremonesi odiamo i piacentini e noi siamo di più, a questo punto venite voi di qua e parliamone. Allora ragazzi, io vi auguro ogni bene, tanta merda per i vostri concerti. Benissimo. E alla prossima. Per la conquista di Crotta. Volevo ricordare il sito www.mrkill.it dove potete trovare dei bellissimi gadget, magliette, tazze, tutto quello che vi potrà servire per la vostra decorazione, per la casa, così il personaggio che potrete seguire, che è rappresentato anche questa sera sulla tavola degli Brutos. E per il resto, saluti. Allora, a sabato prossimo. Grande stile. Grazie. Comunque la tavola la trovate già pubblicata sulla pagina Facebook della radio. Eccola. Rock and roll, va bene. Rock and roll. Ma sapete che siamo bellissimi. Io mi sto rendendo conto di essere un bellissimo ragazzo vedendomi adesso. È che non mi vedo. Allora, no. C'è da dire, questo è mia colpa, mi correggerò per le prossime puntate. Vi ho tenuto un po' troppo. Cioè, vi ho tenuto poco prima del live e Stevie ha fatto fatica a cogliere poi le vostre espressioni, il viso. Ma è riuscito benissimo. Esatto. Però, è grandissimo. Già stato... Comunque dai, grandissimo, grande Stevie. Andiamo avanti sempre parlando di voi. I concerti abbiamo detto, giusto? Abbiamo parlato di concerti. Ricordiamo i contatti dove si può ascoltare la vostra musica e... Nonché trovare... noleggiare le luci, nel caso in cui servizio. Beh, voi cercate... Ah, tra l'altro vedo qua adesivi. Gli adesivi. Ecco, gli unici contatti che abbiamo sono questi adesivi che sono tutti gli autogrill d'Italia. Tra l'altro fighissimi, Sì, siamo ispirati ispirati un po' ai diari della Barbie di tutte quelle epoche lì, quelli che cambiavano quelli un po', che... sì. Adesso stiamo facendo una serie nuova di macchinine che cambieranno colore con la temperatura basale, ovviamente la temperatura, perché non può essere e, no, i contatti io contatti... non lo so perché non c'ho social io. Brutos Band Facebook, cercate Brutos Band, su Bandcamp cercate Brutos Band, Instagram idem praticamente. Sì, dai, vi troviamo. Okay. Sono i soliti. Sì, Spotify è nostro, cioè sì, è proprietà nostra, nostro, quindi sì. Lì sicuramente anche quello, allora verremo a noleggiare dello spazio. Sì, dello spazio su Spotify. Ti faccio il prezzo. Ottimo. Dai, grazie ragazzi, grazie per essere voi, passati nei nostri studi. Grazie. Complimenti ancora con il live. Yeah. Ok, dai, continuiamo con la musica. TV Sundays.
rientriamo in diretta. Dato che questa sera il mini market mi ha buttato giù la saracinesca, è tutto chiuso. Colpa dell'ASL. Ci ha chiuso l'ASL, perché hanno detto... Arriviamo dritti all'agenda concerti di questa settimana. Domani, domenica 12 febbraio, i Menagramo suoneranno alla Bombonera Social Pub di Bergamo, ore 13, quindi il pomeriggio. E i Lady Ubuntu suoneranno al Bar Zaghi di Lodi questa sera, però ore aperitivo 7:19. Esatto, serata della Stefi, quindi ragazzi accorrete. Ok, poi mercoledì 15 febbraio Ionic South suoneranno all'Arci Bellezza di Milano. Venerdì 17 febbraio Eugenia Post Meridian suonerà al Rain Dogs Out di Savona. Gli Alpaca suoneranno al 30 Formiche di Roma. I Castrol al Garage di Izzano in provincia di Crema. Egg Idiot più SGATV al Live al Bastione. Questo è un secret show, quindi bisogna cercare Live al Bastione, poi vi diranno loro la strada. Sabato 18 febbraio i Demikov suoneranno alla base di Palazzolo sull'Olio. The Jackson Pollock più Corda suoneranno al Glue Space di Firenze. We Are Wave più Euf più Brina suoneranno il Bloom di Mezzago. Il Sistema di Mel suonerà l'Albero Suona a Brescia. Gli Aymara suoneranno il circolino Yuppidu di Scarpizzolo in provincia di Brescia. Chiudiamo lunedì 20 febbraio, seratona, perché è un lunedì. Egg Idiot più Doc Flipper suoneranno Orti Sociali a Parma. Abbiamo parlato degli Ionic South che suoneranno l'Arci Bellezza di Milano. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo estratto dal loro ultimo disco, che è uscito proprio ultimo nel vero senso della parola. Ultimo, probabilmente ormai la leggenda è questo, cioè non si... quello stanno dicendo, poi vedremo se in realtà che è uscito appunto il 3 febbraio. Andiamo ad ascoltare la traccia numero 2, Mr. Flip Top. Ionic South che appunto suoneranno mercoledì 15 febbraio all'Arci Bellezza di Milano. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie voi. Grazie a te Gian. Grazie anche se non ho mai venduto niente questa sera. Hai risparmiato. Grazie a Stevie per la tavola che trovate pubblicata sulla nostra pagina. Grazie al Silenzio delle Vergini che è stato con noi per One More Song. Grazie alla band che ha suonato qua nei nostri studi. Noi ci rivediamo sempre sabato dalle 22. Salut. Yeah.